L'amitezza via all'umiltà di padre Luca Maria Genovese. L'amitezza precede l'umiltà, afferma San Giovanni Climaco. Si può dire che è la disposizione naturale di chi vuole raggiungere la pace del cuore e l'accoglienza del Signore. Infatti il Signore dice Imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Matteo 11:29. La mitezza, continua il nostro santo, è lo spirito sempre uguale a se stesso, dinanzi agli onori come dinanzi agli insulti. La grandezza della mitezza si misura nella costanza. Il mite riesce a pregare anche per coloro che lo insultano, perché la mitezza è come una roccia che non si muove. Percossa dei flutti. La mitezza dunque ha un'apparenza di debolezza, ma in realtà è forza, forza di reagire con dolcezza anche verso chi fa del male. Questa virtù è già soprannaturale. A chi lo insultava e lo percuoteva. Gesù diceva semplicemente: perché mi percuoti? Il mite è sede di Dio. Su chi volgerò lo sguardo se non su chi emite tranquillo? Isaia 66:2. Mentre gli esacitati sono preda di demoni, il vortice senza fine della vita moderna ci mostra il volto triste e affannato del demonio che non ha un fine né purezza di intenzione. Quante virtù invece racchiude in sé l'umiltà cooperatrice dell'ubbidienza. Battistrada della fraternità, frenatrice dell'impulsività, sedatrice dell'ira, guida della gioia, imitazione di Cristo, caratteristica degli angeli, immobilizzatrice dei demoni, scudo contro il dolore, una fucina di forze per l'anima. L'anima mite è la sede della semplicità. La semplicità è il contrario della doppiezza e dell'imbroglio. Chi è superbo lo è perché è falso. La malizia, spiega il climaco, implica un sapere o piuttosto una diabolica presunzione di sapere che, essendo assolutamente priva di ogni verità, pretende di nascondere questa vergogna a tutti. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, è terrena, carnale, diabolica, poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti. Senza parzialità, senza ipocrisia. La sapienza vera non è dialettica, cioè negativa, ma affermativa. Non tende a mettere in cattiva luce l'altro, come si fa troppo spesso nel dibattito politico e purtroppo anche ecclesiastico. Non cerca argomenti speciosi per diminuire nella dignità o nell'intelligenza l'avversario. Non gode dell'ingiustizia ma si compiace della verità. Prima Corinti 13,6 La malizia è bugiarda, mente a se stessa, mentre il saggio dice so di non sapere. Ha ah, in odio la confessione e la vita in comune, d'essa nascono tutte le cadute dalle quali ci si ostina a non risorgere, gli schemi violenti e le forsennate accigliature, la pietà affettata, ed una condotta diabolica. La superbia è madre di ogni ipocrisia, sia verso il Signore che verso gli uomini. Non ci si può liberare facilmente da essa se non con una svolta radicale, donandosi alla vita comune ed alla confessione. Fuggiamo da questo baratro di ipocrisia, da questa fetida spiaggia. L'unica salvezza è fuggire. Il bello è che proprio la spiaggia è presa come esempio di vizio. Neanche a farlo apposta, le spiagge oggi sono teatro della più grande aberrazione dell'amore con il loro bagaglio di vizi e di nudità in estate. Tutto ciò è fetido perché non è secondo il Signore. Dio è amore, ma non l'amore disordinato degli uomini, orientato solo al piacere e a se stessi. L'amore divino è sobrio e saggio. Ti ha amata la rettitudine. Buono e retto è il Signore. Insegna San Giovanni Climaco. Rettitudine è la semplicità senza artificio, caratteristica dell'età bambina, quella del primo Adamo, finché non si accorse della nudità della sua carne perché era rivestita della nudità dello spirito. Certamente anche qui c'è un riferimento alla sessualità disordinata del superbo, che è pieno di sé, si crede onnipotente anche in quel campo, ma non si accorge che la sua ostentata nudità materiale è il segno evidente della sua nudità spirituale, la mancanza di Cristo e dei suoi valori nell'anima. I grandi eremiti sono stati modello di semplicità, con la loro vita sobria ed austera. Sono stati imitatori del Signore e della Sua Santa Madre Vergine, ma tutti hanno dovuto combattere per mantenere la santa semplicità. Non si nasce infatti semplici perché tutti siamo infettati dal peccato originale. Nessuno può dire di avere la semplicità dei bambini e conservarla per sempre. La semplicità è una lotta costante e senza quartiere in ogni istante contro il peccato. La semplicità naturale può essere un buon inizio per molti, ma mentre questa non acquista molti meriti, l'altra, quella ottenuta per combattimento, procura motivi di profonda umiltà e grande longanimità. Comunque per sviluppare l'una e l'altra, la semplicità naturale e quella acquisita, dobbiamo sempre andare dal Signore come maestro che educa i suoi discepoli. Egli, infatti, che è semplice e mai doppio, vuole che le anime vicine a lui siano anch'esse semplici e mai doppie. La doppiezza non è del Signore, ma del maligno. Egli è menzognero e padre di menzogna. Giovanni 8:44. Anche le cadute servono alla mitezza. Una caduta può far risavire i superbi, elargendo la grazia salvatrice che cancella la malizia. Tu lotta prendendoti gioco della tua sapienza, così, eludendone il rischio, ti salverai per via della rettitudine in Cristo Gesù, nostro Signore. Talmente buono è il Signore e la sua Santa Madre, maestri e modelli della semplicità e della mitezza che permettono anche cadute gravi dei superbi per farli ravvedere. L'amitezza infatti è troppo importante per rinunciarvi e aprire la strada alla vera umiltà, regina di tutte le virtù.